La mia collaborazione con l'estero è nata per caso. Avevo voglia di cambiare qualcosa nella mia vita, per cui ho deciso di rischiare in qualche modo. Ero un po' rimasto intrappolato in Italia in piccoli studi che mi hanno dato molto, mi hanno insegnato molto, però volevo fare qualcosa di più, qualcosa che mi arricchisse e mi facesse scoprire altre parti del mondo e altre culture e mettermi a confronto con magari con quello che avevo, che conoscevo già in Italia, e riuscire ad applicare qualcosa di italiano nel mondo. Quindi un po' è nata così, per caso. Un giorno sono stato invitato da amici a fare dei viaggi e lì ho scoperto che amavo andare all'estero e la mia passione di muovermi, lasciare l'Italia, mi ha portato poi ad andare a vivere in diverse parti del mondo ed affrontare la vita in maniera diversa e a realizzare quello che ho realizzato. Credo che per me sia stato un po' più difficile lavorare in Italia, riuscire ad esprimermi. Invece all'estero è stato, non so, forse un po' più facile. Sono riuscito a dimostrare un po' quello che sapevo fare. Non ho avuto grossi intoppi. Credo che sino adesso almeno è andata come magari non mi sarei mai aspettato. Il mio cognome è Zappia o Zappia, ognuno lo pronuncia in maniera diversa, però molti mi chiamano Zappa, non si sa come mai, per cui lascio le persone che mi chiamano in questo modo. Allo stesso modo il mio nome è Claudio e mi chiamano Claudi perché magari non riescono a pronunciarlo, per cui ho tante persone che mi chiamano in maniera diversa. Però questo è anche interessante perché si ricordano poi del mio nome, iniziano a conoscermi, a capire che sono italiano, quindi poi imparano esattamente la giusta pronuncia. E credo che all'inizio sia stato un po' difficile riuscire per alcune persone a darti una certa credibilità, perché si dice spesso che siamo un po' lazy in inglese e credo si traduce in italiano un po' fannulloni, non abbiamo voglia di fare l'extra lavoro, l'overtime, e quindi parliamo troppo, la pausa caffè eccetera, quindi un po' quindi devi dimostrare un po' di più che in realtà hai voglia di fare, di lavorare, sei capace, rispetti i tempi delle consegne e tutto quanto. E per quanto riguarda la mia collaborazione con l'Italia, è una collaborazione che negli ultimi anni è diventata molto più attiva. È diventata molto più attiva grazie a delle persone italiane che mi hanno contattato e hanno iniziato a suggerirmi in qualche modo delle nuove forme di collaborazione. Per cui negli ultimi anni collaboro con diversi studi e diverse compagnie e diverse, non so come si traduce in italiano, non mi ricordo, delle diverse aziende, esatto, delle diverse aziende italiane che collaborano insieme a noi e vengono da tutte le parti d'Italia. Non ho una compagnia ben specifica, però siamo ben aperti con la mia compagnia ad accogliere il Made in Italy.